il dottor Commendatore Santino Spinelli, presidente nazionale dell'Associazione TEM Romanea. Grazie. Grazie, grazie tante. E permettetemi innanzitutto un saluto caloroso e fraterno in lingua romani, nella lingua dei Rom. Budbach tasastipè, che significa letteralmente che voi possiate essere sani e fortunati. La salute e la fortuna sono due elementi importanti della cultura romani e noi lo esprimiamo nei vostri confronti altrettanto fraternamente. Perché questo saluto si esprime solo e esclusivamente nei confronti di un congiunto, di una persona cara. Quindi ecco, poterlo rivolgere a tutti voi è qualcosa di molto importante e fraterno soprattutto. E, presentiamo Roma Heritage questo pomeriggio, in diretta streaming, ci vedono un po' in tutta Europa. Roma Heritage che cos'è? È un itinerario di cultura dei Rom, che valorizza l'apporto culturale, storico, linguistico dei Rom all'Europa. I Rom sono presenti sul territorio dell'Europa fin dal 1400, quindi oltre 600 anni di storia, di contributo culturale. Pensate per esempio al flamenco in Spagna, l'importanza del contributo dei gitani, dei calè di Spagna al flamenco, senza ombra di dubbio, che senza i calè di Spagna non esisterebbe probabilmente il flamenco che noi oggi conosciamo. Così come l'importanza della musica, del contributo dei Rom alla musica Rom balcanica, alla Rom musica dei Rom dell'est Europa, la musica jazzistica, il jazz manouche. Senza il genio di un manouche all'epoca, Django Reinhardt, che assieme ad un italiano emigrato in Francia, Stefan Grappelli, non sarebbe mai nato il quintetto dell'Hot Club de France e con loro non sarebbe mai nato il gypsy jazz o il jazz manouche, che significa il jazz europeo, svincolato da quello nero americano, un jazz innovativo da un punto di vista timbrico e da un punto di vista ritmico. Addirittura i grandi jazzisti degli americani hanno ripreso papale le improvvisazioni di Django Reinhardt, il quale ebbe anche un altro merito di elevare la chitarra da un ruolo di accompagnamento al ruolo solistico. Pensate, questo l'ha fatto un Rom con solo due dita, suonava con l'indice e il medio e non conosceva una sola nota di musica, un genio assoluto. Ma come lui tantissimi altri geni della musica in questo contesto. Quindi il contributo Rom è molto grande, e qualcosa del genere noi suoneremo, farò un omaggio più tardi con il mio gruppo alla grande Ecemar Recepova, allo stesso Django Reinhardt, alla musica romani balcanica. È chiaro ed evidente che questo contributo negato per tanti secoli, oggi invece attraverso l'itinerario di Rom Heritage, uno dei 40 itinerari europei riconosciuti dal Consiglio d'Europa, è una grande, immensa opportunità. Questo progetto è stato presentato in anteprima mondiale in Madrid a febbraio scorso, nel prestigiosissimo Istituto Cervantes di Madrid. Noi lo abbiamo presentato l'altro giorno, lunedì scorso, il 2 ottobre, nell'Istituto Cervantes italiano, che ha la sua sede nella bellissima e meravigliosa Piazza Navona. Però oggi quello era più per gli studenti, più istituzionale. Oggi invece è una presentazione fondamentalmente per il pubblico e per la stampa. L'abbiamo voluto qui a Lanciano. Perché? Non solo perché è sede nazionale dell'Associazione TEM Romano, che è anche sede nazionale dell'International Roman Union, l'organismo che rappresenta i Rom all'ONU attraverso il potere di consultazione categoria 2 all'ECOSOC, appunto alle Nazioni Unite, ma perché noi a Lanciano
abbiamo il primo grande monumento al Samudaripen. Samudaripen, che significa nella lingua di Roma tutti morti, per dire genocidio. Una storia spesso rimossa. E domani noi inaugureremo qui a Lanciano un altro monumento, un memoriale europeo, Nassen Bistardè, che in lingua romanì significa non siete dimenticati, rivolgendoci direttamente alle vittime che sono state totalmente e completamente dimenticate. Quindi ancora l'importanza di questa eredità che noi abbiamo qui a Lanciano, con questi due grandi monumenti, in più 30 anni dell'amico Roma, 30 anni del concorso del settore più longevo al mondo. Noi abbiamo questo primato a Lanciano e l'Europa ce lo riconosce grazie anche alle amministrazioni che si sono succedute in questi 30 anni. Però è stato cominciato 30 anni fa, quando l'attuale sindaco di Lanciano all'epoca era presidente dell'ente fiera, e lo cominciammo in uno dei padiglioni, una bellissima esposizione. Mi dette l'opportunità il sindaco di oggi e l'allora presidente di avere 50 stand che noi riempimmo di cultura romanì da tutta Italia. Facemmo venire tante organizzazioni che esposero le loro particolarità, dall'abbigliamento alle foto, esposizioni artistiche e incontri culturali. Questo avvenne, pensate, 30 anni fa, quando facemmo la prima edizione dell'Amico Roma. Poi la musica, e fu inaugurato, pensate, all'epoca era giovanissimo, il grande Paco Suarez, che è qui con noi questa sera, e nel trentennale abbiamo voluto di nuovo qui a Lanciano Paco Suarez e un gruppo straordinario di flamenco e di rumba catalana, ok? Per farvi ascoltare quest'arte straordinaria, sublime, che è appunto il flamenco. Io non voglio dilungarmi, era solo per farvi capire l'importanza di questo evento qui a Lanciano e quello che faremo domani al Parco delle Memorie, e, appunto celebrando non soltanto il vecchio monumento, ma anche il nuovo memoriale. Io spero di vedervi anche domani mattina e domani sera per la 30ª edizione del concorso internazionale Amico Rom. Sono venuti, pensate, da 26 paesi, 26 nazioni. Noi possiamo dire con orgoglio, come lancianesi, che Lanciano in questi giorni è certamente non capitale della cultura, ma capitale dell'intercultura, ed è un vanto per tutti noi. Mangate datumen but bata sa stipe. Bushukar prala che avien, Qatar sa sti Europa, vi Qatar Argentina. C'è un Rom che è venuto dall'Argentina a ritirare il suo premio e che presenterà il suo libro questa sera. Avien dural, ptavena kate, taveta den pativ. Non mai a me Roma, ma vi amari storia, pri amari cultura, pri amari cib, casi bushushi, buta mangaslat. Janen, a me vi amakate peta ajdas amaro romanipe. Ta cadava itinerario, cadava progetto, asi but importante. Sa Roma, andi sa stilumia, so scadellamente bari opportuniteto. Ti cras mai fede, ti barovas. Amari cultura, amari cib, a cadava, a siso, a me Roma mangas. Via cate mangate te avel, mrociavo o Gennaro Spinelli, casi presidente dell'Unione delle Comunità Romanes in Italia, UCRI, a si aver partner e taro progetto che a me keras. Gennaro mangate del tuo mente but basta sa stipe, yavagate mrociavo. E viene Gennaro, che è presidente nazionale di UCRI, Unione delle Comunità Romanese, a darvi il benvenuto e un breve saluto. Buongiorno.
T'avevo battuto lepra là. Busso carica, c'è anche te. Andè lanciano, andè mengo crele. Tu mendi il mende, butu pativ. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti nella nostra Lanciano. Non siamo soliti, è vero. Durante l'arco dell'anno fare rappresentanza dell'Unione delle Comunità Romanesse in Italia, l'UCRI, il più grande ente per i Rom e Sinti in Italia, nella nostra piccola città. Questa piccola città che però una volta all'anno diventa capitale italiana della cultura romanì. Una capitale straordinaria, un momento e una giornata straordinaria che va avanti, viene protratta da oltre 30 anni, come diceva Santino, per voi, per me e mio padre. Grazie al sindaco, attuale sindaco, vecchio sindaco, il sempre sindaco Filippo Paolini, che per fortuna ci accompagna. Oggi sono qua solo per ringraziarvi. UCRI è partner di questo progetto, è partner dell'Amico Rom, che quest'anno svolge il suo 30° anniversario. Vedete, io ho 31 anni, questo festival mi ha cresciuto, è stato una parte di me, e vi parlo col cuore in mano oggi proprio perché sono nella mia città, è stato parte di me, ha fatto crescere in me la volontà di conoscere di più sulla mia cultura. E se l'ha fatto con me, l'avrà fatto con centinaia, migliaia di altri Rom e Sinti in Italia. Troppo spesso si parla di Rom e Sinti come problema sociale, ma questi sono i momenti per guardare, per valutare che siamo una grande, un'immensa cultura, siamo un grande patrimonio culturale, nazionale, internazionale e mondiale. Grazie. Nel ringraziare, come ho fatto prima, tutte le amministrazioni, senza nessuna distinzione, tutte le amministrazioni che si sono susseguite e che ci hanno dato l'opportunità di poter promuovere la cultura e l'arte romani. E adesso presento l'iniziatore dei 30 anni dell'Amico Rom. Ringrazio anche tutte le associazioni che hanno contribuito al monumento, perché non è stato una sola associazione, migliaia di associazioni e di persone private che hanno dato il contributo per poter elevare, costruire quel monumento che voi vedete. Domani invece, il monumento di domani, il memoriale, è cosa soprattutto dell'Associazione Tema Romano, Romani Union Italia, e del Consiglio Nazionale delle Ricerche, oltre al progetto europeo REGARD. E questo dobbiamo dare facciamo un applauso per ringraziare l'Europa, il CNR e chi ci ha sostenuto. Lascio la parola al nostro sindaco che ci ha accolto poc'anzi, a tutta la delegazione transnazionale, devo dire, romani, e c'è un Rom che viene da Baranzategui. Lanciano è gemellata con Baranzategui, pensate, il caso, no? Questo signore Rom che viene dall'Argentina, che viene da una città e trova accoglienza in un'altra città a lui gemellata, ma lui neanche lo sapeva. Quindi a lei, sindaco, l'opportunità di aprire le porte e di dare il benvenuto al mondo, perché siamo in diretta streaming in tutta Europa, della nostra città, nella nostra meravigliosa Lanciano. Prego, sindaco. Il sindaco avvocato Filippo Paolini. Buon pomeriggio a tutti. Saluto naturalmente tutti gli ospiti. Non so se Santino dovrebbe tradurmi, perché gli ospiti non capiranno la nostra lingua, però saluto anche l'assessore di Campobasso, tutti gli amici che vengono da Lanciano e da fuori Lanciano. Io prima ho salutato tutti gli ospiti sopra in sala consiliare, per me è stato un grande piacere, un onore farlo. Sì, è vero, 30 anni fa, insomma, adesso Santino mi fa sentire anche vecchio, però siamo cresciuti insieme, quindi insomma siamo vecchi tutti e due. Pensare che Gennaro aveva solo un anno a quell'epoca, insomma, è una bellissima cosa. È stata un'operazione complessa a suo tempo e non era facile organizzare 30 anni fa. Facemmo dentro un ristorante, montammo un palco alla meno peggio, era un'iniziativa sulla quale molti sorridevano, non era certo l'ambiente che troviamo oggi nelle nostre città. Per fortuna si è capito che quello dei Rom è un mondo che va conosciuto, come ha sempre detto Santino, per poterlo apprezzare,
perché noi spesso nella nostra nazione vediamo i lati negativi più di quelli positivi. In realtà i lati positivi sono tantissimi, con loro abbiamo fatto tantissime iniziative, bellissimi progetti, con Santino siamo stati a Strasburgo, abbiamo fatto veramente tante iniziative che io ritengo possano continuare nel solco di questa azione fatta da Santino con tanti amici. E quando mi fu conferito, oggi ricordavo, nel premio Paralipè nel 2010, per me fu una grande emozione, perché sa che cos'è il premio Paralipè nel mondo rom e nel festival voluto da Santino, e io ce l'ho ancora nel mio studio in prima vista. Per cui questa operazione di domani è ancora più importante ed è strategica, perché tra l'altro sono tre nazioni nelle quali vengono fatte queste operazioni. Lanciano ha il piacere di poter ospitare questo bellissimo monumento che io ho visto in anteprima, ma che domani avrete modo di apprezzare. Ma non, vedete, non è soltanto il monumento in se stesso, è il simbolo, è quello che rappresenta, quello che c'è dietro, il lavoro che c'è dietro al monumento, il lavoro che c'è stato prima di mettere il monumento, ma non tanto il lavoro fisico, ma quanto il lavoro di solidarietà, di apertura, il lavoro fatto da tante persone intorno a Santino che hanno voluto che Lanciano fosse questo riferimento. Ma qua parliamo di Europa, parliamo del mondo, parliamo di solidarietà, parliamo di apertura mentale. Diceva Einstein che il cervello è come un paracadute, se non si apre non serve a niente. Ecco, allora noi 30 anni fa abbiamo cercato di aprire la mente a tantissime persone e penso che dopo 30 anni possiamo anche dire che questa battaglia ci stiamo riuscendo, la stiamo facendo con grande passione. E il messaggio dell'altro giorno di Santino, che mi mandava la foto del monumento e mi diceva che gli era venuto da piangere perché era emozionatissimo, perché 30 anni fa nessuno poteva immaginare che saremmo arrivati a questo punto. Per cui grazie a te, grazie a tutti gli ospiti, grazie a tutti quelli che con te negli anni hanno voluto portare avanti questo progetto che oggi si realizza. Grazie. Ringrazio il sindaco Paolini, il dottor commendatore Santino Spinelli, il presidente Gennaro Spinelli, che hanno introdotto quindi questa presentazione di Rome Heritage, e quindi un progetto per itinerari culturali dell'eredità romani. Benissimo, come avete inteso, gli ospiti sono stranieri e parleranno nella loro lingua originale, ovvero in inglese, e ci avverremo della traduzione di David Perpetuini. Invito adesso con noi. Prego. Vai. Ok, so the. Traduzione in lingua inglese. Hello. So the first man of Lanciano thanked Santino for the organization of this prize, this event. He was so grateful of this situation where Lanciano is full of people all over Europe, and he said that when they started this event, they organized. This event in a restaurant, they organized with a little table. So in 30 years, this prize grew and became what it is now. So a big, big event, maybe the biggest in Europe. He said that he received this prize in 2010, and he exposed this prize in his room because he is very proud receiving this this prize. He said that the main aim of this event is to open the mind of people towards the other cultures, to know other people, other cultures, and to foster the inclusivity of other cultures, the Roma culture in Italy. Thank you.
Ed ora invito Evedise Spinelli qui sul palco per eseguire l'inno transnazionale Rom, Gelem Gelem. Vi prego di alzarvi in piedi di fronte all'inno Rom. La bandiera Romania è ben in vista e Evedise Spinelli, diplomata conservatorio di Pescara, eseguirà in maniera originale, probabilmente molti di voi l'ascolteranno per la prima volta l'inno, ma molti Rom ascolteranno l'inno Rom con un'arpa classica. È un evento anche questo storico. Bene, adesso possiamo avviare i lavori. Come dicevo, David Perpetuini è disponibile anche per la traduzione in italiano delle relazioni che daranno in inglese i nostri relatori. Quindi inizierei chiamando Fabian Sanchez, che è il presidente dell'Associazione Nacional Presencia Gitana dalla Spagna. Buonasera, Lacho Dives, buenas tardes. Daniela va, voy a hablar en español y Daniela va a traducir al italiano. Bienvenidos, bienvenidas a la presentación de los itinerarios europeos del patrimonio cultural gitano, un proyecto cofinanciado por la Comisión Europea que tiene como objetivo el reconocimiento y la preservación del patrimonio cultural gitano en tres países, en Italia, España y Eslovenia, como primer paso para el establecimiento de un número creciente de itinerarios en toda Europa. Okay, lui è Fabian Sanchez, è il presidente dell'Associazione Presenza Gitana, che è il leader del progetto Rome Heritage, che mira alla costituzione di un cammino europeo di cultura Rom, un itinerario europeo di cultura Rom, che vede la partecipazione di tre stati, la Spagna, l'Italia e la Slovenia. In primo luogo, per supuesto, agradecer al signor Paolini, sindaco, alcalde de la Comune de Lanciano, por su cooperación y apoyo y además por abrirnos las puertas de esta magnífica sede en el Comune de Lanciano para esta presentación. Y además quiero agradecerle especialmente por la defensa del pueblo gitano y en especial la promoción de la cultura gitana durante más de 30 años. Por supuesto que merece el premio Pralipé, Santino, por supuesto. No solo él, también
por supuesto. E per prima cosa vorrei ringraziare il sindaco di Lanciano, l'avvocato Filippo Paolini, per il suo impegno trentennale nella difesa della cultura romanì, ed è per questo che ha meritato nel 2010 il premio Pralipè, che significa fratellanza e che lo include nella comunità dei fratelli Rom. Y agradecer por supuesto a todos nuestros ilustres distinguidos invitados y especialmente a Roberta Álvaro Tanza del Comité de Cultura del Consejo de Europa, que como ven está en el programa, en unos minutos nos ofrecerá una visión de las rutas culturales del Consejo d'Europa. E voglio ringraziare tutti gli intervenuti, in special modo la dottoressa Roberta Albero Tanza del Consiglio d'Europa, che fra qualche minuto insomma ci offrirà un suo intervento che parlerà appunto di itinerari culturali. Sì, y el proyecto Rome Heritage tiene una duración de 2 años, como ha explicado perfectamente Santino. Está compuesto por 4 partners, Presencia Gitana de España, Ten Romano en Italia, EPECA de Eslovenia y el Instituto Romano Europeo para las Artes y la Cultura, ERIAC, además de una entidad asociada que es el Instituto Cervantes, como bien ha dicho Santino, en cuya sede hace 2 días presentamos este mismo proyecto en la sede del Instituto Cervantes en Roma. Allora, partner di questo progetto sono 4 in totale, sono l'Associazione Presenza Gitana, che è il leader di progetto, l'Associazione Tem Romano per l'Italia, l'Associazione EPECA per la Slovenia e ERIAC, che è l'Istituto Internazionale Europeo per la Cultura Romani, che ha sede a Berlino. E poi abbiamo un partner associato, che è l'Istituto Cervantes, dove 2 giorni fa, il 2 ottobre scorso, nella sede romana abbiamo tenuto appunto la presentazione di questo progetto. Sí, hemos recorrido hasta llegar a este proyecto un camino de más de 30 años. Sería imposible ahora agradecer a todas las personas y entidades que nos han acompañado, pero sí brevemente pues agradecer a Jean-Pierre Lejoine, nuestro compañero, por sus estudios exploratorios, su trabajo para el Consejo de Europa, también al propio Consejo de Europa también por todo el apoyo durante todos estos años, por supuesto Santino Spinelli y Ten Romano. También hemos contribuido Presencia Gitana, por ejemplo, con nuestro proyecto La Presencia Romaní Gitana en las Músicas de Europa, y distintos aliados nos han acompañado además durante estos años. Allora, sono 30 anni di lavoro, sarebbe impossibile ringraziare tutti quelli che ci hanno aiutato, ma innanzitutto vuole ringraziare Jean-Pierre Lejoine, che per il suo lavoro di ricerca e di produzione del materiale per il Cammino Culturale Europeo, vuole ringraziare il Consiglio d'Europa che ci ha supportato, l'Associazione Presenza Gitana che anche ha sviluppato un lavoro molto importante nelle influenze della musica rom in Europa, e Santino Spinelli. Perfetto. El proyecto se está desarrollando fundamentalmente en 4 fases. Nos encontramos en la primera fase, que consiste en la propia creación de los itinerarios del patrimonio cultural gitano en los 3 países, España, Italia y Eslovenia, con lo que pretendemos preservar la diversa cultura romaní gitana, una cultura que es parte esencial del patrimonio común europeo y universal. Il progetto si articola in 4 fasi, adesso siamo nella fase numero 1, che prevede in ciascun paese partner la creazione di un itinerario che verrà poi sviluppato. Y los itinerarios, por un lado, identifican el patrimonio cultural material o tangible del pueblo gitano, por ejemplo, barrios, monumentos, museos, herrerías, fraguas, artesanías, centros culturales, centros de documentación, etcétera. Per prima cosa il patrimonio culturale si identifica nel patrimonio tangibile, che possono essere musei, possono essere quartieri, può essere artigianato. Sì. Y por otro lado, los itinerarios dan visibilidad al patrimonio cultural inmaterial o intangible, es decir, costumbres, tradiciones, fiestas, gastronomías o expresiones artísticas significativas como las danzas y músicas gitanas, entre las que destaca, por ejemplo, en el caso de España, como bien ha destacado Santino Spinelli, el flamenco, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2010.
E l'altra caratteristica dei cammini culturali è la immaterialità del patrimonio culturale, che si può identificare con la cultura, la letteratura, la musica, le espressioni artistiche in genere. In particolar modo con la musica citiamo il flamenco, che è patrimonio UNESCO ormai da diversi anni, e tante altre forme di musica romani che sono assolutamente riconoscibili. Porque la cultura gitana es fundamentalmente inmaterial y se transmite de manera oral en el seno de la familia, de generación en generación, y buena prueba de ello lo tenemos aquí con la familia Santino Spinelli, cuando actuarán a continuación con su hijo Gennaro o su hija Evedice, pues buena prueba de ello, de esa transmisión oral, ¿no? La cultura romaní si trasmette principalmente in maniera orale all'interno delle famiglie. Un buon esempio è la famiglia Spinelli, che fra un po' si esibirà, e vedrete sul palco Santino Spinelli con i suoi figli Gennaro ed Evedice, a cui ha trasmesso questa musica, questo tipo di cultura musicale. Y esta primera fase del proyecto va a concluir en noviembre con la publicación y difusión de los itinerarios, que podrán ser consultados a través de la página web romheritage.eu, y a partir de ahí comenzaremos ya la siguiente fase del proyecto. Allora, la prima fase del progetto si concluderà a novembre, quando ci sarà la pubblicazione degli itinerari di ciascun paese, e li potrete verificare sul sito ufficiale del progetto, che è romheritage.eu, e a seguire continueremo con insomma, le varie fasi del progetto. Y en las siguientes intervenciones, nuestros colegas en primicia van a explicar un adelanto de esos itinerarios, que van a ser las intervenciones a continuación. Y a seguir ci sarà l'intervento del suo collega che ci andrà ad illustrare una primicia, proprio in anteprima di questo itinerario. Y la segunda fase del proyecto, una vez creados los itinerarios, va a consistir en el tejido de una red de instituciones y agentes sociales, culturales, turísticos y económicos a nivel local, nacional y europeo. Sì, la seconda fase del progetto è costituita dalla creazione di una rete di istituzioni turistiche, commerciali, tutto ciò che può rendere vivo e autosostenibile un itinerario culturale. Claro. Porque esta red pretende aumentar la cohesión social y mejorar las condiciones de vida de un número importante de personas gitanas. Sí, la costituzione di questa rete ha anche come obiettivo, come ideale, quello di migliorare le condizioni di vita anche della popolazione romaní e di inserirle meglio nel tessuto sociale. A través del impulso de las economías locales y de un desarrollo de un turismo cultural sostenible. Attraverso anche lo sviluppo di un turismo culturale e sostenibile, e quindi che contribuirà allo sviluppo anche di una rete sociale. Y por esto el comune de Lanciano va a ser un punto muy importante de esos itinerarios, por lo que va a tener además visibilidad en toda Europa. E per questo il comune di Lanciano rappresenta un punto importante per questo itinerario, perché è molto visibile in Europa grazie alle attività che vi vengono svolte. Por lo que va a ser eso, un buen ejemplo y un punto importante del itinerario, tanto en el desarrollo de economías locales como en el desarrollo de un turismo sí, cultural sostenible. Y puede ser un buen ejemplo tanto en el desarrollo de la economía local como en el desarrollo del turismo. Sí, después en la tercera parte del proyecto vamos a realizar distintas actividades y eventos, como conciertos, exposiciones, conferencias, talleres, que van a circular por los distintos puntos de los itinerarios en España, Italia y Eslovenia. La terza fase del progetto consiste nella realizzazione di eventi culturali, concerti, conferenze, che verranno a circolare nei vari punti dell'itinerario che avremo creato. Y en la cuarta y última fase del proyecto vamos a desarrollar una metodología común con toda la experiencia acumulada para poder replicar los itinerarios en otros países una vez concluido este proyecto. E l'ultima fase sarà quella di creare una metodologia replicabile anche in altri paesi per poter far sì che altri paesi si aggiungano a questo itinerario iniziale. Con el objetivo de que los itinerarios del patrimonio cultural gitano sean certificados como ruta cultural del Consejo d'Europa a partir de 2025.
L'obiettivo finale di questo progetto è ottenere la certificazione del Consiglio d'Europa dell'itinerario culturale europeo Rom, e questo vorremmo conseguirlo nel 2025. Y a continuación, como he comentado, pues los distintos partners del proyecto van a comentar los distintos itinerarios en cada uno de los tres países. Sì, a seguire dopo il suo discorso, ciascuno dei partner di questo progetto andrà ad illustrare brevemente ciò che intende fare nel proprio paese per questo itinerario. E al final concluiremo con la brillante attuazione di Alexian Group, comandato por Santino Spinelli. Sì, alla fine avremo un concerto di Alexian Santino Spinelli e il suo gruppo. Sì, che muchas gracias a todos por acompañarnos. Sì, claro. Y después del concierto vamos a presentar l'ultimo libro di Jorge Nedvic, che è un autore argentino. Traduco. Alla fine del concerto presenteremo il libro di Jorge Nedvic, edito dalla Menabò di Ortona, che è un autore argentino che ha vincitore assoluto del nostro concorso, che ci ha raggiunto e qui quindi avremo l'autore che presenterà il suo libro. Pues muchas gracias por acompañarnos, que disfruten de la bella giornata, ¿no? De la bella giornata y larga vida a la cultura romani gitana y Opera Roma. Muchas gracias, molto grazie. Grazie di tutto e passate una buona giornata in nostra compagnia e Opera Roma. Perfetto. Invito David Pretuini a dare un sunto in inglese. He was Fabian Sanchez. He's the president of the association, the National Association Presencia Gitana. He thanked all the participants to this event, and he explained all the steps of this project. He explained that this project is composed of four different phases, and now we are living the first phase of the project. In this first phase, the different partners of this project that are from three countries, that is Italy, Spain, and Slovenia, they have to define the material aspects of the itinerary. So they have to define the museum, the place, the spaces related to this project. But not only the material elements of the project, but also the immaterials. It means that they have to define the costumes, the music, all the cultural heritage of the Roma culture that they want to preserve and want to foster, to spread all over Europe. This first phase will finish in November. And after that, they will start with the second phase. In this phase, they have to foster tourism related to the itinerary that it is defined on the first step of the project. So these tourists should be a cultural tourism, but should be also sustainable. So in order to foster the main characteristic of the itinerary, this is the sustainability. After that, there is the third phase where a network should be defined across all the participants to the project, in order to define also to foster the interchange between the different people, different culture, and so on. The fourth step is related to the definition of specific methodologies of the to create this itinerary. It means to define these procedures, this methodology that could be used to foster the spread of this project, not only in the three countries partner of the project, but also to other countries in Europe. So in the end, he thanked Santino for the organization of this event, and
his colleague will explain after with the his next speaker, and he will present the some more details about this project. That's it. Pronto? Ecco. Benissimo, prima di procedere con i lavori è venuto qua tra noi da Campobasso l'assessore alle politiche sociali Luca Praetano, che inviterei a darci un saluto. Grazie. Buonasera, mi ha preso alla sprovvista, non pensavo doversi fare un intervento, anche perché sono venuto oggi con vero piacere, come fossi proprio un ospite ad ascoltare quanto di bello si sta facendo in questa località. Ormai non mi sorprende più l'attività che svolge Santino, è sempre pieno di idee e riesce a fare sempre qualcosa in più rispetto alla volta precedente. Io ho preso esempio da lui, ho cominciato un percorso nella mia città dove c'è una comunità romani di circa 250 persone e a cui, diciamo, abbiamo rivolto una serie di progetti. L'inizio di tutto questo è stato intorno al 2020, quando un progetto che avevamo in corso già dalla vecchia amministrazione non mi piaceva come stava andando. In un certo senso ho avuto modo di incrociare il nome di Santino in qualche scritto riguardo alla cultura rom, e abbiamo avuto il piacere di sentirlo, di incrociarlo, di parlarci e poi pian piano di costruire un percorso anche a Campobasso. Io non sarò mai domo nel ringraziarlo per quanto abbiamo fatto fino adesso, perché di fatto abbiamo seminato qualcosa che probabilmente continuerà, mi auguro, per oltre i 30 anni che già ha avuto modo di vedere, insomma, qui a Lanciano delle attività. Probabilmente nell'anno che verrà, che sarà l'ultimo della mia amministrazione, poi non è detto che abbia lunga vita come il sindaco Paolini, io me lo auguro ovviamente, ma se così non dovesse essere voglio lasciare il segno, e quello che ci siamo detti con Santino era quello di mettere una pietra in ricordo del Samuel Ripen nella mia città, in modo tale da appunto di far sì di innaffiare quel semino che abbiamo piantato già da qualche anno, con la speranza, insomma, di ritrovarsi anche a Campobasso con iniziative di pregio come queste. Grazie e buona serata. So Wied from Campobasso, social political consigliere for a welcome to us and he started to make a route with Santino Spinelli in his town. Ok, giusto una spiegazione in inglese. Seguiamo i lavori con Daniela De Rentis, che è coordinatrice dell'associazione TEM Romano, International Romani Union Italia. Prego. Ok, possiamo fare anche senza slide, perché è meno complicato, questo è un PC, non ci so mettere le mani. Allora, viene lui? Vieni tu, il mio Salvatore sta arrivando. Allora, salve, Daniela De Rentis dell'associazione TEM Romano, ho già parlato pure prima. È mio compito presentarvi la nostra idea di itinerario in Italia. L'abbiamo già fatto molto piacevolmente lunedì scorso a Roma presso l'Istituto Cervantes. Italia? Ok, vai direttamente alla seconda. Ok, va bene. L'abbiamo già fatto piacevolmente l'altro giorno all'Istituto Cervantes di Roma. E mi lasci l'aggeggio per cambiare? Cambio io? Con le freccette, va benissimo. Allora, quindi, parliamo di popolazione romani, che qui a Lanciano non è proprio del tutto sconosciuta, però magari una piccola rinfrescata. Diciamo che in Italia complessivamente ci sono 180.000 Rom, divisi in Rom e Sinti, sono presenti in Italia dal 1422. Mi preme dire questa cosa perché? Perché purtroppo siamo vittime di informazioni sbagliate e diciamo, i mass media ci bombardano con l'informazione che Rom vengono da diaspore di guerre avvenute 30 anni
o giù di lì in altri paesi, in altre parti d'Europa, e che adesso sono costretti a vivere in condizioni abitative che io non definirei nemmeno abitative, perché insomma sono campi di concentramento per esseri umani nel 2023. Per cui mi preme specificare che la popolazione romanì è in Italia dal 1422, ci sono cenni storici che ne danno la presenza in Italia dal 1390, in Abruzzo, e sono lieta di informarvi che l'Abruzzo ha emanato una legge 2 anni fa che tutela la lingua romanì insieme alla lingua degli albanesi. Quindi ci riconosce in qualche modo, la regione Abruzzo riconosce la popolazione romanì che vive al suo interno. Questo è un eccellente punto di partenza, perché l'Abruzzo è anche terra di transumanza, per cui la popolazione romanì presente in Italia è molto legata a questa tradizione, sia dal punto di vista dell'allevamento, sia dal punto di vista della produzione di oggettistica in ferro, sia dal punto di vista della macellazione degli animali poi alla fine. Perché dico questo? Perché la transumanza è un cammino approvato recentemente in Italia, quest'anno, e noi in Abruzzo ci possiamo collegare, e ci possiamo collegare il cammino dedicato alla cultura romanì. Adesso, ho cominciato dalla parte dell'artigianato, perché si parla di cammino europeo a livello tematico, quindi noi vogliamo legare la cultura materiale e la cultura immateriale della popolazione romani in Italia. La professione tipica non è, come si potrebbe pensare, quella dei musicisti, ci abbiamo la famiglia Spinelli, però non sono tante altre. La professione tipica era quella di allevatori di animali o di produttori di materiale in ferro, e quindi per questo l'unico artigianato che noi possiamo reperire è quello legato alla produzione di oggettistica in rame, o i ferri di cavallo, o martelli, tenaglie, cose così. Invece, per quanto riguarda la produzione di cultura immateriale, abbiamo una ricchissima collezione qui in Italia, legata alla religione, perché abbiamo diverse forme religiose che possono essere quelli, i rom cattolici, possono essere i rom ortodossi, possono essere i rom musulmani. Ciascuna religione ha le sue tradizioni e i rom ne fanno parte attiva, anzi a dire costituente. Voglio citare Erdelesi, che si celebra il 6 maggio, che è la festa di San Giorgio dei rom ortodossi, che per i rom è una festa imprescindibile. Voglio citare Sant'Antonio, che si celebra il 12 di giugno tutti gli anni, che è animato a Padova e a Isernia da comunità di rom, e vengono turisti da tutto il mondo per vedere questi cavalli che sfilano in onore del santo. Ma anche i santi Cosimo e Damiano a Riace, per parlare di turismo religioso al quale potremmo legare il percorso rom. Possiamo legare il percorso rom ad un'idea di musica. In Italia abbiamo diversi festival musicali dedicati alla cultura rom. Adesso non voglio essere presuntuosa, ma diciamo che il più importante è quello qui di Lanciano. Poi ne abbiamo altri a Bolzano dedicato alla musica sinta, ne abbiamo uno a Torino dedicato a Django Reinhardt, che è il primo rom, diciamo, in Europa ad aver influenzato il jazz americano. E quindi è l'iniziatore del famosissimo jazz manus. Gli hanno dedicato festival in tutta Europa, in Italia ce n'è uno specifico a Torino, possiamo tranquillamente legarlo all'itinerario. Ci sono festival a Roma, ci sono festival a Isernia, lo fanno tutti gli anni l'8 di aprile, solo che lì danno spazio alla musica rom moderna, dei giovani. Ok, quindi un altro aspetto di questa cosa. Una parte del cammino italiano che a me preme tantissimo è quello legato al Samudari Pen, perché qui si possono avere collaborazioni con le scuole e con i ministeri, quindi anche a livello turistico può avere un grandissimo slancio. Perché dico questo? Perché in Italia, oltre ad avere il primo grande monumento qui a Lanciano e da domani il primo memoriale, abbiamo tantissime targhe commemorative sparse da nord a sud. Io adesso cito Padova, cito Milano, cito Bologna, cito Rovereto, cito Pistoia, se non mi ricordo male. Poi abbiamo Roma, abbiamo Isernia, abbiamo Agnone, abbiamo La Terza, abbiamo Ginosa, sono tantissimi, presto voglio sperare anche Campobasso, e sono tantissime altre città che hanno dedicato un angolino del loro territorio a ricordare l'olocausto dei Rom. Quindi già a partire dalle scuole del territorio possono essere portate in questi luoghi per ricordare, e quindi aumentare l'efficacia di questo cammino anche dal punto di vista didattico. E poi volevo ricordare la comunità molisana dei Rom.
proprio per il cammino europeo. Molise e Campobasso sono un pilastro che noi vogliamo inserire, anzi grazie all'assessore di essere presente, perché il Molise è una terra di accoglienza per la popolazione romani, così come lo è stato l'Abruzzo. Sono stati accolti, sono stanziali, ci sono città nel Molise fondate dalla popolazione romani. Vogliamo citare Jelsi, terra Gizie, fondata tantissimi secoli fa, e ci sono tantissime tradizioni legate, quindi l'Abruzzo e il Molise sono terre di accoglienza che conservano cultura culinaria anche e tradizioni anche musicali. Quindi abbiamo qui con noi un rappresentante politico che poi coinvolgeremo nei nostri lavori. Io sono stata sintetica perché sennò con le slide era una cosa lunghissima, tipo mezz'ora, ce ne sono altri due dopo di me. Se avete domande io sono qua e niente, auguro buon lavoro a tutti i miei colleghi. Andata, veloce, sintetica. Grazie a Daniela De Rentis. L'invito alle domande è aperto. Va bene, proseguiamo allora. Proseguirei con Stefan Simončić, presidente EPECA dalla Slovenia. Grazie, Stefan. Eccolo qua. Grazie. Hello. Also from my side, I would like to first thank you, Daniela and Santino, for the invitation, Presencia Gitana, for coordinating this project, and all the partners. What I wanted to also to say is that we are really happy that we have support of Council of Europe and European Union to, let's say, develop this kind of project, to help Roma community also to step more into the tourism. And this is just for us, I hope, first step to make European Roma culture route, because this is also something new for Italy and also for my country, Slovenia. But for the future, we want to establish a European Roma culture route also in the title European Roma Capital of European Roma Capital of Europe. This means that one year, one city in the European Union would be a European Capital of Roma. Maybe Lanciano can be this in Italy, but just hopefully you will follow us in our projects and that we are meeting us soon. And I invite you to European Roma Culture Route in Slovenia. It will be very nice, I promise. Not so good food like in Italy, but party, we know how to do it. Thank you. Permettetemi di invitare David Perpetuini per farci una sintesi in italiano dell'intervento di Stefan Simončić. Allora, Stefan ha ringraziato tutti gli organizzatori, ha ringraziato Presenza Aquitana per essere leader di questo progetto, tutti i partner, ha ringraziato Santino e Daniela per l'invito a questo progetto e per l'invito a essere qui in questo evento. Ha presentato delle iniziative che loro fanno con la loro associazione, soprattutto una legata all'elezione di una città in Europa ogni anno come capitale della cultura Rom. Candidava Lanciano come possibile prossima capitale della cultura Rom. Anche lui è molto contento di partecipare a questo progetto nella definizione quindi dell'itinerario che si svilupperà anche in Slovenia, che sarà appunto un itinerario fatto di posti, di musei, monumenti, ma anche di cibo e di gastronomia, dicendo che però il cibo italiano è meglio. Grazie. Grazie, e siamo praticamente all'ultimo intervento prima della musica. Chiamerei Gonzalo Montagno, coordinatore di progetti dell'Association Nationale Presencia Gitana. Buongiorno. Muchas gracias a todos por estar aquí. Voy a hablar en español yo también porque mi italiano no es suficiente para este sitio.
Más que nada agradecer a todo el mundo que está aquí, el cariño que nos están dando, a Daniela, a Santino, al Ayuntamiento y a las instituciones italianas, al Instituto Cervantes y a nuestros socios en el proyecto que estamos entendiendo y que estamos acogiendo y que estamos intentando llevar a cabo con todo el cariño, con la máxima responsabilidad de saber que estamos haciendo algo que es necesario, de que estamos poniendo una piedra sobre un camino que queremos construir, sobre un itinerario de la cultura gitana, que es algo que ayudará a poner en valor una cultura milenaria, una cultura de 6 siglos en España, de 6 siglos en Italia, una cultura que pretende hacer amistad, que pretende poner convivencia y que sobre todo es necesaria porque a la vez que la cultura gitana está presente en todos los ámbitos de la cultura española y de la cultura italiana, a la vez existen unos prejuicios y unos estereotipos negativos sobre el pueblo gitano que están tan presentes como la cultura gitana y que hay que derribar. Pretendemos con esta ruta y con este trabajo que se extenderá con suerte, yo creo, por toda Europa, pretendemos derribar esos estereotipos y poner piedras a la convivencia. Lanciano, como quieras, como quieras. Sí, por favor. Molto velocemente. Ok, velocemente. Ha inizialmente ringraziato tutti voi presenti, i partner del progetto, quindi Tem Romano, EPK e ERIAC e naturalmente il Consiglio d'Europa che finanzia questo progetto. È molto contento di essere qui e anche contento dell'impegno che noi partner stiamo mettendo al pari del loro impegno nella realizzazione di questo progetto, perché significa che conseguiamo gli stessi ideali. In Italia i Rom sono presenti da 600 anni come sono presenti da 600 anni in Spagna. Abbiamo 600 anni di storia da raccontare, da includere e da diffondere. Ok. Seguimos diciendo que el Lanciano ha sido el centro ahora mismo de esto, de este reconocimiento y de donde estamos lanzando esta fase del proyecto. Y luego me gustaría decir que hay una ciudad para nosotros que será importante, que es la ciudad de Jerez, de la frontera, que él García Lorca llamó la ciudad de los gitanos y que el pasado mes de abril llevó a pleno adherirse al proyecto Rome Heritage y que salió por mayoría absoluta. Todos los grupos del ayuntamiento votaron a favor de adherirse, con lo cual ya tenemos esta importante ciudad que apoya y que ha instado a las instituciones y a los gobiernos nacionales y regionales a que apoyen nuestro proyecto, con lo cual creo que será el centro neurálgico también de esta primera fase práctica del proyecto en España. Allora, abbiamo una notizia importantissima, credo fosse l'anteprima importante di cui parlava Fabian prima. La città di Jerez della Frontiera, il suo consiglio comunale, tutto all'unanimità, ha votato l'adesione a questo progetto di cammino europeo Rom. Quindi Jerez della Frontiera è la prima città che ha stabilito che farà parte di questo itinerario e che alla quale si aggiungeranno moltissime altre istituzioni pubbliche. Colgo per fare l'invito all'assessore di Campobasso perché facciamo la stessa cosa anche con voi, ok? E quindi questo è un primo passo importantissimo e in Spagna la città di Jerez della Frontera sarà un punto nevralgico di questo cammino. Empezaremos, como he mencionado, le daremos en esta primera expansión de los itinerarios en España al flamenco una gran importancia, una gran relevancia, con lo cual haremos también una reivindicación del papel gitano dentro del flamenco y el primer itinerario recorrerá desde Sevilla hasta Cádiz, pasando por todos los pueblos donde la huella gitana del flamenco y de la cultura gitana está presente y es parte esencial, con lo cual haremos una doble reivindicación. Ok,
Ok, allora la prima parte del cammino programmato in Spagna sarà legata al flamenco e sarà compresa fra le città di Cadiz e Siviglia, ok? E passerà per tutte le città che sono caratterizzate da questa musica flamenca. Quindi il primo pezzo del cammino spagnolo sarà tra Siviglia e Cadiz. Ahí hay un montón de núcleos importantes de cultura gitana, pero no solo de Cádiz a Sevilla, también lo trasladamos hacia Málaga y Granada, donde hay un gran pozo cultural gitano, incluido la inspiración que uno de los grandes genios de la cultura del siglo XX, como fue Pablo Picasso, reconoció estar inspirado y poner en valor la cultura gitana como parte de lo que él había aprendido en su Málaga natal. Allora, altra parte importante del cammino in Spagna saranno le città di Malaga e di Granada, e qui vogliamo citare Pablo Picasso, che riconobbe già ai tempi che fu fortemente ispirato dalla cultura gitana di Spagna. La ciudad de Granada será otro de los puntos esenciales dentro de esta primera expansión de la ruta, donde el pueblo gitano tiene una presencia muy importante y donde ya en el siglo XIX los grandes viajeros románticos iban hacia Granada buscando la inspiración y buscando el patrimonio cultural gitano y buscando las zambras y buscando a los gitanos flamencos ya de Granada, con lo cual Granada será otro punto importante. Altro punto molto importante del cammino spagnolo sarà la città di Granada, fortemente legata al flamenco e a tutte le sue espressioni, e quindi appunto punto nevralgico di questo progetto. Pero no solo hemos querido en este primer viaje, esta primera ruta, quedarnos solo en el flamenco de Andalucía, hemos querido también reivindicar la parte yéndonos hacia Extremadura, porque creemos que es uno de los territorio donde la cultura gitana tiene una gran riqueza y una gran tradición, no solo musical, que también musical, pero en costumbres. Aquí tenemos, por ejemplo, al gran Paco Suárez, que es uno de sus representantes, ¿no? Allora, naturalmente daremo importanza nel cammino spagnolo alla cultura dell'Andalusia, ma non vogliamo trascurare quella dell'Estremadura, che è la parte della Spagna che sta vicino al Portogallo e che è ricchissima di influenze culturali rom, e quindi abbiamo un'espressione che è Paco Suárez, che è uno spagnolo estremeño. Poco a poco vedremo come questa ruta va crescendo e va ponendo cada vez más ladrillos y más más caminos se van abriendo y más conectando más puntos, y aparte de esta veremos como, por ejemplo, la rumba catalana, que aspira y que pronto será patrimonio de la humanidad, también será que otro de las reivindicaciones, la rumba catalana, que podríamos decir fácilmente que es la rumba gitana catalana, será otro de las reivindicaciones y entrará dentro de las futuras expansiones del itinerario. Sì, naturalmente non si occuperanno soltanto di flamenco, ma daranno spazio anche alla rumba catalana, che prossimamente verrà dichiarata patrimonio dell'umanità. Io voglio aggiungere una parentesi e dirvi che domani sera avremo un gruppo di rumba catalana, Samu e lo flamenco, van a tocar mañana por la noche nel teatro. E appunto daranno spazio anche alle espressioni culturali della musica della rumba catalana, che lui vuol definire musica rumba catalana gitana, perché tutti sanno lì in Spagna che è influenzata dalla musica romaní. Y este es solamente un adelanto de lo que será nuestro trabajo en los próximos años, que lo hacemos con todo nuestro cariño, que sabemos la importancia que tiene y que estamos llevando a cabo con un equipo inmejorable, y esperamos que todos estéis invitados a conocer la ruta española, la ruta italiana, la ruta eslovena y la ruta europea en próximos años. Así que muchas gracias, os dejo con la actuación, que es lo importante de la sesión de Alexian Santino Group. Gracias. Okay.
Allora, vi lascia con un saluto e con l'Alexian Group dicendovi che il lavoro che abbiamo di fronte è tanto, però noi lo faremo con tanto impegno, con tanta come posso dire, passione, perché veramente crediamo in questo progetto, e quindi siete tutti invitati a visitare il Cammino Italiano, il Cammino Spagnolo e il Cammino Sloveno. Bene, grazie. E a questo punto i lavori sono terminati, era previsto un intervento conclusivo che non possiamo mantenere perché non è riuscito ad arrivare il relatore. Saremmo arrivati al momento musicale, per cui attendo che abbia un ok per liberare. Se nel frattempo qualcuno potesse avere qualche domanda da rivolgere ai relatori. Benissimo, allora inviterei l'Alexian Group di Santino Spinelli per la loro esibizione musicale. Thank you.
Luigi Blazioli. Alle percussioni, straordinario, ce lo invito in tutta Europa, bello e bravo, il grande maestro, professore anche alla scuola lì a Lecce, lui è pugliese, Davide Chiarelli, straordinario Davide, un altro upgrade grandissimo dal nostro Abruzzo, e lui è un grande professore e un grande artista, Marco Vignali. E come no, anche lui è diventato ormai un artista di livello internazionale ed europeo, e anche lui ce lo invidia un po' per la sua arte in tutta Europa. E lui è David Perpetuini. All'arpa, l'orgoglio di papà, la mia principessa, Evedise Spinelli. Thank you.
Facciamo un omaggio alla grande Esma Recepova e a tutti i nostri fratelli Rom che sono venuti dai Balcani. Lei, regina dei Balcani, è scomparsa qualche anno fa e ha avuto il privilegio e l'onore di suonare, di condividere il palco nel Teatro Nazionale di Podgorica in Montenegro. Lei è sempre stata considerata la regina dei Balcani. Ha composto, era anche compositrice, questa canzone, Chaiuria Shukaria, che noi faremo in versione strumentale. Thank you.
Ed ora non vogliamo approfittare della vostra pazienza, che è stata già abbastanza consistente. Siete qui dalle 3:30, credo, alle 4, quindi già su 3 ore, credo che sia abbastanza. Facciamo l'ultimo brano, l'omaggio, come dicevo, al grande Django Reinhardt, che è il precursore del jazz manouche in Europa, inventore anche del valzer musette, ovvero dello swing musette, un altro genere che i Roma hanno donato al mondo, questo grandissimo artista. E non abbiamo la chitarra questa sera, ma in realtà l'avremmo con Gualtiero, e Gualtiero che però ha fatto il presentatore, ha fatto un po' il factotum. Gli facciamo un grande applauso a Gualtiero Lamagna, che ci ha dato un grande supporto ed è un grande artista. Con molta umiltà si è messa a disposizione, e ovviamente il mio gruppo è anche un po' più allargato. L'altro giorno abbiamo suonato all'Istituto Cervantes di Roma e c'era anche mio figlio. Dice: oggi sono stanco, mio figlio, ogni tanto insomma è stanco. I giovani di oggi sono stanchi, quindi bisogna accettare anche il fatto che i giovani di oggi siano stanchi. E anche questa è un'eredità dell'itinerario europeo. Potremmo in qualche modo proporre all'Europa che i giovani di oggi, soprattutto i Roma e soprattutto i miei figli, sono stanchi. Ok? Quindi allora facciamo quest'ultimo brano, ringraziandovi per essere stati presenti a questa conferenza, va bene, questo breve percorso musicale dell'arte Rom, un'arte che è straordinaria, permettetemi di dire, un grande patrimonio che io ho cercato di rilevare e di diffondere, che qui in Italia era praticamente sconosciuto. Okay? E pensate, soprattutto nel periodo romantico, quando si afferma il concetto di nazione, di folklore locale, di radici culturali, il concetto stesso di libertà. Pensate quando sia stato importante per i grandi compositori europei rivolgersi alla musica di Rom, Sinti, Calais, Manouche e Romani Charles. Questa musica straordinariamente valorizzata dai grandi compositori, il fior fior dei compositori europei, Liszt, Brahms, Schubert, più tardi Ravel, Debussy, Mussorgsky, Tchaikovsky, Dvorak, Smetana, Goran Bregovic, una schiera infinita. Hanno attinto a piene mani dalla tradizione musicale romani, ma non è stato dato ai Rom, Sinti, Calais, Manouche e Romani Charles il grande, immenso merito di questo immenso apporto all'arte e alla cultura europea. E come dice bene Diego Fernandez, direttore dell'Istituto di Cultura Romani in Spagna, lui dice: la Spagna è anche gitana, okay? E io dico: l'Europa è anche romani. Budbachta sasipe prala. Thank you.
Emanuele, por favor. Roberto, vieni. Otra foto para la posteridad. Vieni.